Bentrovati amici di Obiettivo 100 a Radio Bugadera, il podcast delle polemiche. Come avete visto tutti quanti, il centro-sinistra ha vinto nuovamente la regione Emilia-Romagna. Michele De Pascale è diventato il nuovo governatore, questo uomo incredibile che presto separerà le acque di ogni fiume per evitare ogni alluvione. Come ce ne siamo accorti noi leccaculo? Perché dovete sapere che prima del risultato qualcuno aveva già iniziato a dirmi: per voi leccaculo è finita. Ma pare proprio che no, che per noi leccaculo la regione spalanchi le porte, possiamo leccare a destra e manca, soprattutto a manca, ma soprattutto anche su YouTube, perché noi abbiamo fatto questa follia di fare una diretta e pensavamo di avere i soliti 50 malati di politica che stanno lì a guardare con noi i dati delle elezioni. Invece non è andata così, incredibilmente ci hanno seguito in 12.000 persone. 12.000 leccaculo, cioè hanno leccato il culo a noi. Non tanto, perché poi hanno anche usato delle belle costruzioni nei commenti. Già, perché quando il risultato più o meno metà la diretta è stato chiaro con De Pascale vincitore, ecco che tra i nostri spettatori, quelli diciamo più a destra, quelli che ci favano di più per Elena Ugolini, si è scatenata l'ira, la rabbia, tutto quello che si può mandare giù in 60 anni di centro-sinistra in regione. Infatti questa volta non ce la prenderemo coi soliti commenti di Facebook dei nostri soliti mitici boomeroni che seguono la vita di cento, ma ce la prendiamo o prendiamo per i fondelli quelli di YouTube, che sono venuti da tutte le parti del mondo, tutti vecchi, le statistiche ci dicono ancora questo. Già, perché dalle statistiche di YouTube abbiamo avuto la chiara prova che sono andati a votare solo dei vecchi over 65, e sono gli stessi che hanno seguito la nostra diretta. Ingastriti, perché chiaramente anche qui sono stati due i filoni principali dei commenti che si sono arrivati. Il primo era su quelli che non hanno votato, quindi siccome nessuno ha votato, adesso vi meritate 5 anni di disgrazie. E poi chiaramente sulle disgrazie, perché la traccia principale dei commenti era: alla prossima alluvione, poi che nessuno si lamenti. Non volete cambiare niente e adesso finirete sotto l'acqua. Sì, perché nonostante ci sia un problema di sanità, un problema di aziende, l'unica critica che viene mossa al centro-sinistra è di aver causato l'alluvione, una piaga praticamente il centro-sinistra. Sì, sì, diciamo che YouTube, con un parterre, con un pubblico così più ampio, tutti i temi che stanno cari a noi, tipo la sanità, tipo le infrastrutture, non ne ha parlato nessuno. Tutti i commenti sono stati solo: dovete finire sotto l'acqua. Questa è la summa di quello che abbiamo letto su YouTube. Ma se il centro-sinistra ha vinto in Emilia-Romagna, a Cento la situazione è un po' differente, perché Elena Ugolini, incredibilmente ribaltando ogni pronostico, è riuscita a Cento perlomeno a portare a casa la pagnotta. Che poi, ribaltando ogni pronostico, così come in Emilia-Romagna vince sempre il centro-sinistra, tranne che nelle elezioni amministrative a Cento vince sempre il centro-destra, quindi niente di nuovo, eh. Dai a vedere che a Cento le 50 lire sono il centro-destra. Chissà, vedremo se c'è anche questa roba. Ma anche in questo caso qua c'è il classico problema dell'analisi del voto, perché nessuno vuole dire che ha perso. E se il centro-sinistra può festeggiare di aver perso meno voti del solito, anzi ne ha guadagnati 8 e si è confermato il primo partito a 100. Il centrodestra invece festeggia sì la vittoria di Ugolini, facendo finta che 2000 voti in meno di Fratelli d'Italia non esistano. 41% in voti di meno. Ma giustamente loro dicono: ma la gente è andata a votare di meno, e poi comunque non c'era nessun centese candidato nelle liste di Fratelli d'Italia, quindi insomma ci sta. Sì, è vero, sono andati a votare in meno, erano tutti di destra quelli che non sono andati a votare. Sì, praticamente sì, perché tutto sommato si può pensare che sia andata così. Altri invece probabilmente hanno scelto il civismo dell'avvocato Balboni, non quello di Ferrara, che è di Fratelli d'Italia, ma quello di Cento, della lista con Elena Ugolini, per intenderci. Ma il centro-sinistra invece dovrebbe un attimino avere pippa al culo, come si dice, perché il centro-destra ha stato la testa, e se i civici stanno di là è finita anche per il sindaco Edoardo Accorsi. Insomma, un bello scenario politico. Assolutamente. Ma per cercare di arrivare un pochino alla conclusione, continua sempre a colpire questa storia che alla fine nessuno vince, alla fine nessuno perde, a seconda di come giri questi dati, di come sposti le cifre di ogni numero, sembra che tutti abbiano vinto, tutti abbiano perso. Alla fine te la puoi raccontare: una volta guardi il numero assoluto, una volta guardi il valore percentuale, una volta guardi solo 100, poi guardi la provincia di Ferrara, poi guardi tutta la regione. Insomma, sembra continuamente che tu possa girare questi numeri qua e che alla fine le elezioni le possa tutte le volte vincere chiunque o perdere chiunque, ma non è proprio così. No, anche perché chi non è andato a votare non è uno stronzo, e non è uno stronzo nemmeno chi c'è andato a votare. Se hanno vinto gli altri bisogna riconoscerglielo, forse bisogna riconoscere che abbiamo fatto schifo noi, perché alla fine della fiera chi vince è sempre quello che ha portato a casa un voto in più.
Ciao, sono Giovanni, piccola intromissione non richiesta dalla regia. Dovete sapere che io sono un nerd per quello che riguarda il risultato delle lezioni, le percentuali, gli andamenti, eccetera. E quindi oggi pomeriggio, mentre stavo montando questa puntata, mi sono detto: ma perché non fare un bello specchietto in cui si valuta quello che è l'andamento dei partiti, tenendo però conto del totale degli elettori, non solo di quelli che sono andati a votare, in maniera tale da avere una percentuale veritiera di quello che è stato l'indice di gradimento nei confronti delle varie forze politiche. Ne è saltato fuori un risultato che io ritengo molto interessante, che vi propinerò, e poi voi, cari ascoltatori, deciderete quali conclusioni trarne, se vorrete trarne delle conclusioni. A questo fine ho deciso di prendere in considerazione tre elezioni, nella fattispecie le elezioni regionali del 2020, quelle per la Camera dei Deputati del 2022 e le regionali del 2024. I risultati presi in esame saranno sia relativi all'Emilia Romagna in toto, sia solamente a quello che concerne il Comune di Cento. Partendo dai risultati relativi all'Emilia Romagna tutta, alle regionali del 2020 Fratelli d'Italia ha riscosso il 5,3%, mentre invece il PD il 21,3%. Alla Camera del 2022 Fratelli d'Italia ha raccolto il 17,3%, mentre invece il PD il 19,4%. Alle regionali del 2024, quella appena conclusesi, Fratelli d'Italia raccoglie il 9,9%, mentre invece il PD il 17,9%. Possiamo notare quindi come il PD veda a livello regionale un calo di quello che è il suo indice di gradimento. Per quanto riguarda il Comune di Cento, possiamo osservare come nel 2020 alle regionali Fratelli d'Italia raccoglie il 6,2%, alla Camera nel 2022 il 22,7% e alle regionali appena conclusesi il 10,1%. Il PD, invece, sempre per quanto riguarda il Comune di Cento, raccoglie nel 2020 l'11,7%, alla Camera nel 2022 il 12,7% e alle regionali del 2024 il 12,7%, indicando un andamento per quanto leggermente in antitesi con quello che è l'andamento regionale. Ma in fondo diciamocelo, che due palle sti numeri! Radio Bugadera è un format di Obiettivo 100, scritto, registrato e condotto da Giorgio Savignac e Nicola Fregni. Montaggio, mix, mastering e canzoni originali a cura di Giovanni Alessandro Borsari. Vi aspettiamo lunedì prossimo con altre polemiche.